Sì, sono in live. Buonasera a tutti e benvenuti in live, signori. Siamo qui su GTA 5 5M con Elisa Smith in palestra. Eccoci qua. Bentornati, oggi siamo, facciamo un po' di, finiamo di fare un po' di allenamento e poi vediamo un po' che fare. No, via. Beviamo la limonata, perfetto. Beviamo, mangiamo un kebab. E andiamo in bagno adesso. Andiamo in bagno. E dai, ottimo. Oddio, questa è una sensazione. Perfetto. Intanto ci andiamo ad alleviare un po' lo stress. Porca troia, è piena. Vabbè. L'economia è scesa drasticamente. Ciao, buona serata. Ciao! Niente, non si libererà mai il posto. Aspettiamo che si liberi posto qua così per poter andare a rilassarci, a alleviare un po' lo stress. E niente, guarda la pubblicità su Instagram.
Bene, bene, vediamo un po'. Aspettiamo che la palestra si liberi un po'. A fare yoga, voglio fare yoga, mamma mia. C'è la sauna. Bene, nel frattempo mi ci metto qua a fare un po' di pesi. E intanto aspettiamo. Se c'è qualcuno in live si faccia sentire, si faccia vedere in chat, dai.
Che palle, guarda che si libera il posto lì sotto. Ciao da Colin Top, benvenuto in live. Pam 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 pam. Ah. Ok.
tutto bene, tu tutto bene? Ottimo, ottimo. Siamo qua, facciamo un po' di palestra perché di sotto volevo alleviare un po' lo stress, ma sotto è pieno, quindi aspetto, sto un po' qui sopra e aspetto. Dove? Su Discord? Ma che significa, cioè, chat moderatore? Come mai? Che cosa significa? In che senso? Cosa c'è di bello come chat moderatore che non capisco adesso, madonna, guarda te. Eh? Sono finiti le sp... Andiamo a vedere giù che... Ah! Ah! Ok. Tema scritto grave. Minchia. Modalità moderatore si è... C'è un mondo ora in live. Salve. Salve. Sta andando via? Un attimo solo, ma ritorno subito. Ah, no, perché sto cercando un posto nella sala yoga io per questo. Ah, eh sì, me ne sono andato subito, vai, vai. Ah, grazie. Tranquilla, sì, ci mancherebbe. Ah, ok, c'è posto. Salve. Minchia. Un poco rumore fa. Aspetta, va a vedere subito la Salve. chat moderatore. Cioè, c'hai, allora, c'hai gli utenti della chat. Le azioni del canale. Ah, puoi attivare e disattivare. Oh no, ma che cazzo hai? Sembra la mia, sembra come se fossi io, cioè. Hanno aggiunto di tutto, Dio mio, è diventata roba. Sembra dashboard mia, sembra, momenti, quella da streamer. Comunque ci sta, ci sta. Beh, ma il vero mondo che ti si apre è quando ricevi la tag moderatore su Discord. Lì ti si apre veramente un mondo di canali, eh? Grave. Lì ti si sbloccano un sacco di canali. Cioè, sì. Perché Snicky vede tutte le delle stanze?
Ok, fixato. Comunque vi ricordo di entrare nel Discord se non siete ancora entrati, ragazzi. E di mettere la relazione. Entra sul Discord, punto esclamativo Discord su in chat e entrate nel link, ragazzi, mi raccomando. Intanto a livello stress vediamo un po' l'economia. Ma io vado a vendere, tanto però poi gli do i soldi a Steve. Cioè, me ne sbatto, vado a vendere un po' di rete energetica a sto punto. Cioè, faccio solo un favore a Steve, faccio. James, ciao, Elisa, dimmi tutto. io sono da vendere lo YTool, non è che potessi stare un po' in zona, per Dammi un attimo che arrivo. favore? Ok, grazie. Figurati. Madonna, sta proprio a frontale perché stavo guardando il cellulare. Vediamo se c'è Steve in città. Vabbè, penso gli farà solo piacere se li farò vendere, cioè speriamo se non si incazzi. Si incazza, ma non so, lo dico anche in live. Steve, se mi vai guardando la live un giorno, non so se lo stiamo adesso, se ti incazzi per questo motivo sei uno stronzo, te lo dico. Chiaro e tondo, io faccio un favore. Vado a venderti un po' di robina. No, vabbè, c'è cioè, poi quei demoito, dai. Salve. Non avete sprosciugato il mercato, vero? No, no. Ottimo.
Bene, bene, dai, vendiamo un po' di tool, facciamo un po' di soldini. Come va? Sarà tutto bene, signori? Tutto bene? Sì, è tutto a posto. Ottimo, ottimo. Si vede la differenza tra chi ha fatto frumento tutta la Solo vita tempo. e chi ha fatto un cazzo tutta la vita. Già, anche io si vede laggiù, vedi? Sì, no, ma è lui che è. Sì, madonna. Madonna, i miei cellulari. Sì, ok, lo metto silenzioso nel mio cellulare, in vibrazione perché se no continua a squillare. Non c'è la PDM aperto per ora, partendo di vendere veicoli. Ehi, ciao. Tutto Sì, tutto a posto? Salve. a posto. Salve. Oddio, mi sono spostata Che hai troppo un fatto? attimo. Mi sono spostata troppo un attimo. Ok. Come va? Tutto a posto. Ottimo, ottimo. Donna, stiamo prosciugando il mercato qua. Ottimo, direi. Vieni qua, vieni qua. Sì. Ma che è? Un attimo. Che cazzo? Ok. Mangiane una. Ho finito. No, grazie. Ah, vediamo un po'. Niente, il mercato proprio si è sprosciugato in una maniera Ottimo. incredibile. Cioè, gu guarda, Ah, lei non cioè ha visto 2 mercati fa? che c'era zero? Sì. Ah, sì, perché siamo passati io e Steve, forse, e poi anche No, il Vanilla. c'erano quelli dello Yellow Jack e quelli del Vanilla e noi, del Mojito. Oddio, quanti eravate? Sei. Minchia. Signori, buona giornata. Sì, anch'io ho finito. Va Bene, bene.
Grazie mille, James. Ci sentiamo più tardi, Va ok? bene, ciao. Cioè, c'è la festa stasera o cosa fai? Guarda, me lo sto chiedendo anch'io che tipo di festa sarà. Una Ah, festa in ok. chiesa? Boh, non ho capito il Credo di significato. no, però vediamo. Non ho capito il significato. Lo leggi nella sezione eventi di Sì, Lifebook. quella roba che stanno spammando Cioè, adesso di negli annunci Cristo qua. lì, la festa Sì, del sì, Cristo. sì. Beh, boh, non ho idea di cosa Vabbè. sarà, però. Andrò a vedere lì vicino. Costa $500 l'ingresso. Boh, vedremo se sarà sprecati o no. Ah, costa pure l'ingresso, allora no, Sì, non in ci effetti, vengo. guarda, una roba assurda. Vabbè, ci sentiamo. Ciao. Ciao. Grazie. Magari ti chiamo se ho bisogno ancora di te. Va bene. Ti pago in barrette energetiche. Ciao. Ciao. Bene. Venita andata perfetta, abbiamo guadagnato 15.000 dollari. Ho venduto esattamente a 128 al pezzo. Ma buono. Sirene bagatissime, cioè non si. Cioè, è incredibile come l'auto della polizia abbiano le sirene lampeggianti, i lampeggianti buggati. Madonna, si lagga. Che cazzo di fine ha fatto? Ma. Ma? Ma è James, eh? Ma cosa hai fatto? Non ho capito bene se hai avuto problemi di vista o se sei andato veramente a sbattere. Non sono andato a sbattere, sono finito dentro la strada. Cioè, sotto? Sì. Ah, capito forse. Infatti ti ho visto sparire a un certo punto davanti a me. Ho detto, ma. Va bene, a Vabbè. posto, vabbè. Ok. Ci vediamo. Ciao. Ciao. Finland. Vabbè, domani. Ci riprovi domani. Che ti devo dire? Ti hanno dato qualche data o hanno detto domani quando vuoi? Ok, inoltre 15.000 dollari a Steve. Deposita 15.000, 15.030. Devo ricordarmi di dare 15.000 dollari a Steve. Ho sbagliato io, è stato un errore. Un bug. Ah, è niente. Capito, mi dispiace. Vabbè, ma ti hanno detto una data o cosa? Ti hanno detto torni domani o torni tra 8 giorni? Che ti hanno detto? Facciamo un po' di allenamento con i Ninja Drink, a fare yoga. Ok,
Ok, vediamo. Allora ci mettiamo a vedere l'economia. Guarda, se le batterie rimangono a zero, rimangono così come sono, non cambiano, io corro di nuovo. Dovrebbe cambiare adesso l'economia. Salve. Salve. Madonna, che brutta l'economia. Via, via. Dobbiamo fare ginnastica, beviamoci, droghiamoci di energy drink. Alleviamo tutto lo stress che abbiamo. E facciamo un po' di yoga. Ciao. Oh. Elisa, come va? Sì? Tutto bene qua? A posto, Tutto benissimo. perfetto, è venuto a Si sa che si farmi sono stancati di venire. il giro. Hanno fatto bene. Bene, bene. Buona attività. Buon lavoro a te, grazie. Arrivederci. James. Bene, bene, vediamo un po'. Adesso magari vediamo se cambia. L'economia prossima, l'economia cambia tra 18 minuti. Vediamo un po' se sarà a nostro favore oppure no. Intanto che mi dite voi in chat. Ah.
Cominciare a guardare un po' di lifebook ora, vediamo un po' se c'è qualcosa da vedere. Richiesta d'amicizia. Rosetta Tessitore. Rosetta Tessitore, vediamo un po' chi è. Oddio, chi è? Oh maronna. Oh maronna mi. È quella dietro? Sono sbarcate due anziane sulla... Due anziane in città sono arrivate, signori. Attenzione, attenzione. Oh, oddio. Un po' spaventose. Però sono arrivate... Oh, madonna, mostro. Due donne anziane in città. Accettiamo richiesta amicizia solo perché è anziana e quindi lo merita. Tanta roba questa foto. Ultimo like Edgar Keller. mamma mia. Magari mettetelo negli eventi, no? Vanilla Unicorn. Non mettetelo qua così a caso, cioè, vabbè. Certe volte mi fanno arrabbiare quando non mettono gli eventi così, cioè, li mettono così a cazzo di cane. E la gente non li vede. Se vuoi vedere che la gente... Se vuoi che la gente veda i tuoi annunci, mettili negli eventi. Mi piace. Perfetto, mi piace. Mi piace. Siamo bell'ova lei. Un bel commento alla nostra amica. La serata di Cristo ci sarà il telofase. Vedo messo mi piace. Qui non metto nulla, tanto solo annuncio. Arrivederci. Arrivederci. Che palle, è tornato su adesso. Vabbè, mettiamo mi piace alla pagina di questa. Di questo va. Visualizza il nuovo. Mettiamo mi piace solo per un... La scale. È morta Lilith Kane. Però strano che tipo non abbiamo messo tipo cose tipo qua nei dettagli. Nessuno. Elisa? Sì. Vieni un attimo qui, ti prego. Devo scappare dopo. Che c'è?
Dimmi. Mi hanno promossa a sergente. Sì, sergente, unità ASU. Auguri. Devo scappare adesso che alle 9:30 c'è il briefing. Complimenti. Sono contenta. Ti bacio. Scappo. Contentissima. Ciao. Ciao. Zack. Sollevo 43. Ma che cazzo? Salve. Concentrato. Tan 74 player, però. Se sta riempì. Alve, avete bisogno? No, al momento no. Ciao Vito. No, grazie. Ciao posso. Elisa. Mi vado a togliere sti cosi. Arrivo. È ok. Perfetto, io vado a trovare la yoga. Ho ancora 7 minuti per fare yoga. Buonasera signori. Sera Steve. Ehi.
Cazzo. Ma che era? Ma che è? Wow. Fulmine. Dai, in questi 5 minuti deve passarmi lo stress, Dio mio. Oddio. E dai, io sto stress, scendi, Dio mio, sono stufo di stare qua a fare yoga. A proposito, tra poco cambia l'economia, vediamo se è a nostro favore. Perché se è a nostro favore, adesso c'è anche Steve, possiamo fare un caricone di quelli belli. Ma per adesso l'economia... Oh, stiamo qua col cellulare aperto. La fine di carne è tipo da un'ora che è tipo $70. Tipo 70-70-70 ha fatto 20 minuti, 40 minuti e altre 60, sì, un'ora esatta. Seppure adesso cambia l'economia e rimane a 70, la segnalo come bug, perché vuol dire che è un bug. Cioè. Dun-dun-dun-dun.
Barrett è una energia 84. Cioè, la fetta di carne è stata a 70 per un'ora e ora è pure a 93. Mandassero a fare un culo. Energy drink 84, per rete ne gioca 70. Vediamo un po' che mi dice compare qua. Viaggio. Dov'è Steve? Oh, Steve, l'avevo visto lì sotto la... Eccolo infatti. È la sotto scala. Sì, sì. Steve? Sì. Abbiamo la... L'energy drink 84, ti piace o non ti piace? No, non mi piace per niente. Ok, bene. Senti, no? Mancano un po' dei pezzi Aspetta, prima stavo gridando, adesso sto sussurrando. Sì. Dicevo, mancano un po' dei pezzi di lattine da una stella, che fine hanno fatto? Le sto bevendo io per fare l'esercizio. Ah, brava, brava, complimenti, bella scelta, brava. Sì, preferisco usare quelle là che quelle altre. Esatto, ecco. sì, è meglio, infatti. Bene. E prima sono andata a vendere lo tool facendo, ho fatto $15,000 puliti con scorta uno sceriffo mio personale. Buona, c'erano buona. Pure quelli del mojito lì che vendevano, quindi ero da sola. Ottimo. E appena riesco ti facevo bonifico, ok? Va benissimo, 5k di anni per te, grazie cara. Ah, ok, perfetto, grazie. Prego. Vediamo un po' quanto boost abbiamo, niente, però qui abbiamo pochissimo di sti. C'ho ancora un po' di stress da alleviare e poi torno operativa. Non ti sento, devi avvicinarti di più. Devi avvicinarti di più. Ieri sera. Niente, ti sei allontanato ora. Parla. Ok, prova a parlare. Mi senti? Sì. Senti? Ok. Ieri sera, all'1:30, lo sai che è successo? No. È arrivato una persona anziana, è sceso da un taxi, è entrato dentro la palestra, io mi sono nascosto dietro le scale perché avevo paura. È entrato, voleva andare nella sauna con la tanica dietro la schiena. Lì sono uscito fuori, sono intervenuto e questo sembrava soltanto uno spaesato, spaurito, un nuovo arrivato, un anziano, che non sapeva che cazzo voleva fare. Alla fine gli ho fatto fare mezzo giro della palestra, al piano di sotto. Mi ha chiesto di andare al bagno, io non mi fidavo, mi sono avvicinato alla porta. Ho sentito che aveva preso la tanica e sta rovesciando tutto kerosene dentro il bagno. Sono uscito fuori, ho chiamato la polizia e lui è uscito fuori subito e è scappato. Ma la polizia è arrivata al volo perché stava già nascosta sui tetti, lo sai? Ci stava guardando. Quando io sono uscito, il vecchietto si è messo a piangere, se n'è andato, ha chiesto mille volte scusa. Ha detto che aveva fatto talmente tanta di quella cacca che doveva pulire con la tanica di kerosene. Ma ti rendi conto? Io per gente. Mi è dispiaciuto che non c'avevo un taser. Lo puntavo. Ma perché non lo fai tu il taser? Non l'hai fatto al porto ad armi? Perché sono pacifista, non mi pare. Ma un taser serve? Per esempio, in quei casi in cui ti entrano dentro persone mal intenzionate, il taser di entrambi. Come faccio? Ah, ok. Perfetto, finito di rilassarmi. Ottimo. Senti, sta festa ancora ci sta fra un po'. Ma costa $500, ma poi è una festa in chiesa, oddio, mi fa un po' paura, diciamo, l'idea. Niente, sono troppo lontana. È inquietante una festa in chiesa. È inquietante una festa in chiesa. Sì, in effetti, è un po' inquietante una festa in chiesa alle 22 con il Telasta, con il Tale of Asla, che fanno la musica in chiesa. C'è alcol, erba medica e carne. Vabbè, cioè, facciamoci, vediamo. Mi sembra che l'organizzazione. E poi costa anche $500. Io vedo un po' chi ci va, sinceramente. Poi non so se andarci. Guadagniamo un sacco di soldi oggi, principessa. Su, $500 te le puoi permettere? Sì, ok, ma per andare a bere qualche tipo, qualche alcol, un po' di carne, un po' di erba medica, una chiesa, sinceramente. Sembra un po' blasfemo. Sì, in effetti hai ragione, sì. Vabbè, magari ci passiamo davanti, se ci piace entriamo, se no andiamo il conto non ho chiuso. Vediamo. Ma che altro ci sta stasera, a parte questo? Perché niente, solo quello penso. La festa di Cristo. La festa di Cristo, è lì. Più blasfema di così, già il titolo. Dario, Said, fammi sentire questi, no? Sergio. Vanno loro, ci vanno? Dipendente. No, no, più che altro ero curioso di sapere il dipendente che fino alla fatta, che oggi non si è presentato per niente. Ah, boh. Oddio, mi è sembrato di vederlo stamattina di passaggio, però. E non c'è. Niente, io devo fare un po' di yoga. E vabbè, dai, fammi sto bonifico, non rimane con i soldi in tasca. No, l'ho già depositati, eh. Ah, ok.
Ci mancherebbe che hanno deposito 16k, guarda. Cioè, ci manca solo che ci rapinano con quella cifra e abbiamo chiuso. Sì, sì, quel, infatti. Quel pollo di Said ce l'aveva in tasca quando si è entrati i ladri. C'era 9k in tasca. Vabbè. Intanto tengo d'occhio l'economia, ogni tanto parto, se tu non ci sei vado a vendere e poi ti segna, ti dico cosa ho venduto. Eh sì, vabbè, segniamolo sempre prima però, sennò sì, poi sì. Vado dei conti e mi spavento. Va bene. Faccio gli screenshot al, all'inventario, al magazzino, quindi ricordo quello che manca. Sì, sì, perfetto. Vedo pure quante ne consumate. Eh sì, ne consumo abbastanza io, però sto finendo quello di livello 1 apposta per non finire quello di livello 2 per i clienti. Quindi... Sì, 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 va bene, va bene. Tanto a noi ci serve, cioè, ne prendi, ne prendi tanto uno, quelle stanno andando all'esaurimento il corte, quindi... No, più che altro c'è sta gente che entra e esce, te ne bevi una, due, tre, poi ti accorci fuori subito, te perdi gli effetti, capito? Mm-hmm. Vabbè, ma lei non poi, devo scaricare stress. Va bene, vai, ciao. Ehi, ciao, Anika. Ciao, Lisa. Facciamo 10k di... Andiamoci a quella festa perché a me ma va bene, aspetta, ma va bene andata la festa? Non lo so. Dobbiamo cioè, cantare Osanna e penso. A me mi pare un po' strana sta festa però, cioè festa in chiesa in cui bisogna pagare pure per entrare. $500 per entrare. Cosa? Sì, infatti, $500 per entrare. Cazzo. Non ci andiamo alla non cioè, e poi cioè, guarda, e poi le consumazioni seguenti le paghi $200. È una festa di merda in chiesa. Ma cos'è quella funcia? Cosa faccio? Bestemmio tutto il tempo? Funcia. La fungia, il becco di una papera. E quante bestemmie libere abbiamo se paghiamo $500? Sembra mio nipotino, si mette le labbra così. Ma tu non sei normale, Vito. Ma non metto no, le no, labbra tu così. Non puoi capire. Facciamo un trasferimento di... Trasferisci a 176 di 10k. Perfetto, trasferiti. Arrivati i soldi? Arrivato, grazie. Perfetto, ciao. Ciao. Mai un insulto a te. Io a te, ma... Comunque, no, tu non sei normale, nessuna. Vito. Tu non sei normale, Vito. Ma che ho fatto? I becchi di, non... di animali. Lecco gli animali? No, vedi un becco, hai detto, cosa che hai visto? Ma tu non stai tu non vedi quel che vedo io. Cosa vedi occhiali? Tu? Signorina, scusi, no, ma se andiamo a quella festa, con $500, quante bestemmie gratis abbiamo? Ah, non so, in chiesa? Non penso ci siano. Poi ci sono pure i telefase che suonano. Cioè, mi sembra abbastanza posso. Blasfema come festa. A posto, a posto. Cioè, ma ti immagini, entriamo, porco! Ci sta? Tieni giù quattro come porconi. Quello del grande fratello finlandese. Vero? Ungherese! In Ungheria, te lo ricordi quello che si è messo a gridare come un pazzo? Che uscito fa? Filippo, porco! L'hanno intervistato all'ultimo e diceva puttana la... No, ma è bello che l'intervistatore quando è uscito gli fa Filippo, porco! Cioè, proprio sì, l'ha sì. detta in diretta, proprio perché così. Quelli, quelli al pubblico, e quelli nel pubblico che ripetevano pure quelle bestemmie. Sì, sì. No, guarda, raga, veramente una cosa spettacolare. Quello ha vinto tutto come super troll del grande fratello ungherese. Sono stati bravissimi, cioè. Mm-hmm. Era un chitarrista. Vabbè. Se tu Elisa non le sai le cose, ci si no, può io fare non cose. Le so, no, io non sono com'era, vecchia come voi. Com'era quella canzone lì? Quanti anni hai tu, Vito? 30. E io ne ho due in meno di te, quindi... Io ne ho non due. Non sono vecchia ah. come due. Voi. Cosa come due? Te. Ne hai due? Ne ho due in meno di te, ho detto. Io beh, quanti hai anni due ho tette. Elisa? Vabbè, ma quelli sono video storici. Vabbè, questo mi sembra ovvio che io abbia due tette. Tu sei un maschio e sono una femmina. Elisa. Bravo. Quelle sono le basi, però, Elisa. Elisa, io quanti anni ho, secondo te? Quanti ne dimostro? Te le do tra i 25 e i 30. 32. Che 32 anni? Che troll. No, esattamente. 32 anni, riporti 25, bene. Guarda. Oh, 25 anni mi ha dato. Hai sentito? Io 28 ne ho. Ma sarà che c'è la voce da bambina. Madonna mia, che capriole! Ma non l'ho neanche vista, volevo vederla. Ma che c'entro io? Oddio! Elisa, gli ha stampato la faccia nel culo.
No, se resta in piedi. Non mi fate male, raga. Mi sono fatto malissimo, raga. Ecco. Noi ridiamo e scherziamo, però mi sono fatta malissimo. Ma ci hai lasciato una pozza di sangue, Itto. Ma Vita non ti alzi più, eh. Elisa, smettila. No. Non ti alzi più, Vito. Smettila, smettila. La macchina blu stava già? È mia, sì. Ah, non me lo so. È la mia supercar. Ah, elettrica. No, posso dargli un calcio? Se lo fai, te ne tiro quattro io. Il culo. E davanti anche. Vabbè, senti, guarda che i gioielli di famiglia. Di famiglia. Mi sta chiamando Vito Van Vitelli. Sti cazzi. Cazzo. Aspetta. Ragazzi, vado un attimo. Pronto, a Vito? Pensare una cosa in moto. Devo pensare a. Ciao, Vito, dimmi. Pensa ad alta voce, vengo con te. Vieni. Allora, si chiama Nightblade ed è a Palermo. Arriviamo subito, Vito. Vabbè. Sì, a. Essere sicuro, perché mi sta venendo un po' il dubbio, digli a Break se ti può vendere la Nightblade, perché non so se la puoi comprare là, a downtown. Nel caso mi chiami e io mi faccio trovare là. Tranquillo, Vito. Guarda, le moto è la stessa cosa uguale della macchina. La frizione da un praticamente quasi nel manubrio e poi c'hai tipo il cambio al piede sinistro. Nella Nightblade la frizione sta là. Volevo comprarmi una macchina. Non sai guidarla? No, guarda, non è difficile, Vito. Per niente. Si comincia piano piano e poi tu vedi, scali marcia, metti la marcia, scali marcia, piano piano ti esce fuori una cosa naturalissima. Chiedi a Break se te la può dare, nel caso sali qua su. E niente, Vito, ci sentiamo dopo. Ciao ciao Vito, tranquillo, tranquillo. Ciao ciao Vito, ciao ciao. Dicevi, tettona? Ma... comunque, se ci vuole comprarmi la macchina no, oggi. Quanti soldi ho che ho in banca? Vediamo un po'. Non ne hai, te li ho mangiati io. Abbastanza, per favore. Quanti ne hai di soldi? Non te lo dico. Vaffanculo, comunque... dimmelo. No. Dimmelo, ti calo i pantaloni, dimmelo. No. E io ti tiro un calcio in culo e calcio davanti. Ancora, questi calci. Te lo tiro, te lo tiro, te lo tiro, Ero lì, Ero qui, Assolutamente no. Dai, forza, dimmi quanti soldi c'è. No, sono ricca, ma non te lo dico quanto. Dai, 200.000. Sì, magari. 100.000. Io ne ho 110. Poco di più io. Poco più io di 110 con la droga. Io poco più di 110. Sai quanto riesci a vendere un po' di droga? Riesci sempre a fare tutto? Sì, ricordi che sono comunque un ex poliziotta. Non è che sono solo un ex poliziotta puoi raccontarmi tutti, della droga. Abbiamo capito tutti che tu non sei un ex poliziotta. No, e cosa sono? Sono una poliziotta ancora adesso, Sì, infiltrata in mezzo alle persone per capire se parlano di qualcosa. Sì, certo. Dai, ho visto un film, pare che sia la stessa cosa, o sbaglio? No, mi sono stata licenziata fino a prova contraria, quindi magari ma sono infiltrata. Però mi racconti bene che cazzo è successo. Ma niente, in pratica ho urlato a radio con un collega, no? Che eravamo insieme di pattuglie, no? E tipo, gli ho urlato tipo, così? così, bam! Così? Cioè... tipo così, sì, ho urlato, no? E il capitano si è arrabbiato. Mm. Io mi ero licenziato perché avevo già un richiamo alle spalle, perché avevo litigato con la direttrice sanitaria con cui ora vado moltissimo d'accordo. Cristina? Sì. Io a proposito volevo fare una chiamata. Mi aspetti un attimo qua? E se ti dicessi di no? Se ne va. Che chiamata devi fare? Io voglio capire cosa è esploso.
Vittoria, cosa esplosa? Non lo so. Qua esplode qualsiasi cosa in sta città. No, comunque mi sono allontanata perché... Boh, aspettarla in casa senza fare nulla. Steve? Steve, se stai dicendo qualcosa... Steve no, sussurra, ragazzi, quindi... Oh, okay. Ah, no, ok, non sto neanche sussurrando. Voglio comprarmi una macchina, sai che macchina voglio comprarmi? La Issy normale, quella cabrio, è troppo figa. Costa pochissimo. Guarda, la cosa che rovina la Issy, quella lì che vuoi tu, è la trazione anteriore. Ah. Che porca miseria, ti scivola come una... Vito! Dimmi. Io non strappo a casa, mi metto in tuta e vengo. Perché no? Vieni. Almeno mi tolgo lo stress. Con permesso, signori. Comunque la Issy sì, è un bel acquisto, però allo stesso momento stai attenta perché comunque la trazione anteriore non è tanto comoda. Ecco. Ma lei è brava. Ah, ma è arrivato Hank. È arrivato prima. Non me ne so accorto. Sì, Hank è arrivato prima. La yoga. C'era anch'io, no? Sì, sì, sì. C'era, c'era. Ciao. Ciao. Vorrei comprarmi la macchina, la Issy quella... La Issy è carina, sembra anche più potente di quella che ti ho quella comprato. Quella cabrio normale. Come cabrio? Non è cabrio. È cabrio la Issy, sì. Ma come cabrio? Sì, la Issy quella delle compatte, sai? È a cabrio. Cavolo, è fighissima, è più bella di quella che c'è tu, non me ne ero accorto che era cabrio. Dai, andiamo a comprare insieme, vengo qui io, anch'io, così passo un po' di tempo, mi sto via qui dentro. Poi vorrei cambiare vestito, vorrei andare pure a casa. Ci sei? Scusami, stavi dicendo? Dicevo, andiamo a comprare questa macchina, ti accompagno, così mi svago un po'. Poi passo pure a casa a cambiarmi. Ok, andiamo a prendere la macchina. Sì. Te la compri anche tu? No, non penso proprio. C'ho il conto in banca che precipita. Sì. Mamma mia, è paranoico. Che madonna, non ti esplodere macchine. Che paranoico che sei, guarda. No, paranoico no, però boh, forse un po' sì. Però diciamo che sono molto apprensivo. Che è tutta sta gente oggi qui al concessionario? Macchina. Che devo comprare qua? E la Issy? La fila, la fila. Sta... Vabbè, vado da un Tom e pago $40,000 per una macchina di 10,000. Cioè, sinceramente, no. Faccio un po' di coda. E niente. Dottor? Sono qui a Paleto. Ero qua a Paleto, mi dispiace, niente. Ma sono già concessionario di gente per questo, quindi no. Salve. Ah, ok, ok. Niente, grazie comunque. Salve, nulla, buonasera. Ciao Steve. Come state? Ciao Steve. Salve. Come stai tutti? Ah, tutto buonasera. Bene, tutto bene. Ma quanta gente che è? Che hai i soldi? Quant'è in totale? Ragazzi, ve ne potete andare a downtown, ha detto Dallen, perché non vi vende niente. Ma? Au, vieni qua. Vieni un attimo. Sì, la night. Quant'è la percentuale sulle muscle? No, non lo so. Prova 34,000. Cos'è che devi prendere? No, è Zelda che deve prendere. Quant'è la percentuale quant'è la percentuale sulle muscle? Sarà. Ma gli energy che mi chiedeva oggi pomeriggio, signor Angie. E poi chissà quando ci vediamo. Per compatte qual è la percentuale? Vado a prendertelo. Ah, vengo anche io, prendo anche io. Per le muscle? Okay. Mica, ma quanto cazzo se la prende? 7%. Ok, 7%. E io sarei già decisa cosa comprare. Se le persone davanti a me non devono comprare qualcos'altro. Un assunto, uno per volta, signorino. Si metta in fila, c'è un bigliettino da prendere. Ma io ti dico, ciao Angie, ma devi comprare una macchina? Sì, sì. Che macchina compri? Il Camacho. Si vede, okay. Guarda che borsa grande piena di soldi. Madonna mia. Perché sei ricco sfondato? È bella città. No, sto guadagnando, diciamo, ultimamente. Ah, ottimo, sono ovviamente contenta per te. Tu ci vai alla festa stasera, Angie? Ma l'hanno cambiata o è rimasta sempre quella? Ho sentito che dovevano cambiare. Ah, Corna di Cristo. Allora, sì. Buonasera. No, non penso. Giove, buonasera. Come mai? Ah, non lo so, non mi attira tanto questo in chiesa.
Mica me, sinceramente, però boh, vedremo. Sto chiedendo all'esperto. Vieni, come stai, Gio? È matematica, tutto bene, non è che... Sì, pensavo di passare, vediamo... E voi cosa comprate? Io compro una macchina semplice da $10,000, perché non voglio spendere troppo. Mm-hmm. Mi prendo una IC normale, le cambio, perché non vorrei una bella macchinina, però non voglio spendere troppo. Ah, beh, sì, fai bene. Te, Steve, che ti compri? Io niente, accompagno la mia dipendente, la cara Elisa, okay. Gli faccio compagnia. Ovviamente stavo scherzando. In palestra c'è poca gente. Sto qua dietro, faccio dei passi. Angi, che ti compri? Penso col Camacho. Io pure non sto a mettere qualcosina da parte che mi piace pure a me il Camacho. No, ma la devo fare tutta rosa, come tutte le mie auto. Ah, quindi è tua quella fuori, di classe. Direi proprio di sì. Totò stamattina si è comprato l'MTL. Quanto l'ha pagata? 85? Qual è l'MTL? L'MTL è quel cassettone lungo, sembra un parallelepipedo con le ruote. Quelli che sono per le traversate del deserto. Devo comprarmi quelli del Calario. Dai, tra poco devo venire a prendere anch'io. Scusate. Devo prendermi la Nightshade. Sì, pronto, lo senti? Però appena i soldi. Aspetta che ti richiamo. Sì. Il mio migliore amico fa un bello sconticino. Ah, bene, ottimo. Sì, si può oppure è impegnato? Prego. Lei ha già i soldi con sé, già sa cosa deve prendere? Assolutamente sì. Va bene, andare per levare. Vado per levare. Ok. $13,650 devo prelevare. Ora il mio conto in banca, c'ho esattamente $105,000. Uff. Fortuna che vengo in palestra, perché sennò... Già. Ciao Zeldina. Oh, stanchezza, mamma mia. Forse fino a lì. Ma ce la fai a gestire tutti questi acquisti insieme, Dalen? Sì, se non mi parlate in 47 ce la faccio, ovviamente. No, scusa, ma io sono qui per fare delle domande e tu manco mi rispondi. 40. Mi rispondi pure male? Oh, no, Dalen, fastidio, Dalen. Ma mi metto a fare la vendita, magari ci capisco qualcosa. Mi ha dato $67,000, ha messo in cassa, ha detto il grillo. Sei impazzito? Sì, va bene. Ah, va bene. Li vuoi dammeli indietro, cioè non è un problema. No, prego. Allora, Zelda, vieni qui. Sì. Allora, mostro un documento. Tanto faccio un test drive. Allora. Buon test drive. Ah, oh, ma quanto fa di tasse, Darren? Si apro la cassa. 7%. 7%, vale poco. Quindi 10.000, 7%. Ah, avete già comprato voi o dovete ancora pagare? $700. Avete ancora pagare? Sì. Penso proprio di sì. Anche io devo pagare. Glande. Che prendi? Tu c'hai il veicolo. Ma la macchina è una cavolata di macchina. Tutto ok? Ma io sì. Perché lo sto aspettando i soldi? Ah, scusa, non ti ho sentito. Ok. Andate pure voi, andate pure voi. Au. Sì? Posso un documento, grazie? Non mi stai chiedendo ogni cielo ormai. Sembro la tua ragazza. Ma se una persona, un uomo chiedesse i documenti alla tua ragazza ogni sera, mi preoccuperei un po'. A me? Attieniti al programma, dico. Ma sto scherzando, Dalen, basta prendersi. Ma questo...
Allora, sono $23,540, prego. Ho preso questi, non me li ricordavo quant'erano, prendi tutto. Ah, grazie mille, molto gentile. Di nulla. Quella è una cimice in più, eh? Prego. Prendo anche io, come la sua. Che macchina hai preso? Cosa? No, la moto. La moto, la Nightblade. 24,000. Ah. Okay. Secondo. A tutto può mettere i soldi pure nella cassa, un po' sta la bocca aperta. Ok, perfetto. Madonna, tanta gente che è arrivata. E Dalen, c'è più gente qui che allo Yellow Jack. Avete svaligiato una banca, è palese. Eh sì, abbiamo fatto una lapina tutti quanti assieme. Tu non hai voluto partecipare, ti avevamo invitato. Una persona onesta. Oh, a posto, grazie mille. No, ma avevamo la maschera col mendone. Sì, allora io vorrei prendere la Issy. $13,000 costa sul listino. Allora, mi mostri tutto il documento. Sì. Magari riesci a acquistare tutte insieme. Certo. Non lo so. Devo solo ordinarle dal fornitore. Allora. Ma penso che le vostre dovrebbe farle una alla volta. Vabbè, io. Quante Nightblade abbiamo preso? Due? Due. Qualcuno di voi dovrà tornare su. Allora mi faccio controllare un attimino. Lei ha detto che voleva acquistare una Issy, quella nelle compatte. Ah, quindi il 5% di tasse. Esatto. Perché il 5%? Allora, Issy classico, Issy Issy normale. Issy, okay, sì, Issy, solo Issy. Quella lì cabrio, quella più nuova. Ok. Ora dico subito quanto ammonta. Ha fatto il 7%. Forse è compatto. Ah, invece il masco sono 7%. Sono 13.750. Okay, lei ha già qui i soldi? Sì, sì, certo. Gli passo? Sotto. Lei apre la cassa. Ecco qua. Sotto, a posto. A posto. Prego. Lei. Il prossimo? No, io il prossimo che devi comprare una macchina? Prossimo. Io devo prendere una moto. Vabbè. Vabbè, finiamo domani qua. Andy. Ma mai visto così tanta fila? Sì, anche io. Sì, effettivamente sono stato al lavoro. Cos'è, il supermercato è diventato? Intanto tutti coloro che hanno già pagato possono aspettarmi a sangue. Urla che non ti sento. C'è un problema, dai. Ci sentiamo. Io l'ho sentito. Urla che non ti sento. Ha detto che ha già preso, vado a Sandy a aspettarlo, ragazzi. Sono arrivati dei soldi. È sempre bello quando arrivano soldi. Come ti sono arrivati dei soldi, Ao? Però noi siamo con Ao, quindi... Ciao, Artic. Una domanda, Dalen. Per noi che abbiamo preso due Nightblade, ce le fai trasportarle tutte e due lì? No, purtroppo i fornitori riescono a portare una moto per volta. Cioè ciao Arti, come va? Quindi devo andare ogni volta a chiedere. Va bene. Fare... sì, rimani qui, Liang, tanto torno su, ok? Ciao, ci avete dei soldi? Sì. Quanti? Troppo. E niente. Vedi, anche è sempre bello quando arrivano soldi, a me non mi arrivano mai. Così vabbè, ci vediamo tutti a Sandy allora. Sarà intorno. Vito. Fai una cosa, prendi 24. Cosa sto sentendo? Ma ha rotto il vetro. Che cazzo è? Aspetta. Chi è? Andando a questa musica. Wow. Questa musica. Ma che dire? Ah, o sei tu quella musica? No. E io ho sentito una musica pazzesca. Anche io. Quella è cosa, Angie, secondo me. Che botta che ha preso. Ma l'ha menato. Madonna. Bastardo, devo fare le... Porca miseria. Com'è più o meno, Arti? Che è successo? Bella le mini cabrio. Non avevo capito che era cabri perché c'è il tettino nero, invece quello si chiude. Oh, porca troia, mi hai portato con l'automacchina, mi devi portare, ce l'hai qui, vero? No, ce l'ho... No, è in palestra, è in palestra. Perché se no non posso te la portare sulla mini. Beh,
volendo sì, questo come arti che mi hanno accesso la devi riprendere. Sì, che faccio 40.000 viaggi. Ecco qua la tua macchinina supercar. Ci vediamo a Sandy. Ma cose gravi, cose brutte. Tu stai bene? Eccolo là il nostro Steve. Amos. Ah ok, tu stai bene. Che c'è? Quella madonnen. Porca miseria, ma che sei pazzo? È un po' potente sta macchina. Tu sei pazzo, hai tirato giù un idrante. Dio mio. Vabbè, tu stai bene, almeno una cosa positiva. Poi mi dispiace se qualcun altro sta male. Sarà più potente di quell'altra, visto che è più nuova. Spero di sì. Vado un attimo nei pensieri. Vai, vai. Sì, arrivo subito live, arrivo subito.
Oddio, eccomi. Ma che è sto sovraffollamento qua? Se volete che andate con noi che siamo in tanti qua. Ah, vabbè, le conoscerò dopo del signorino. Ma che è sto sovraffollamento qui? Vuoi cercare una canzone? Ma di che genere? Ma è già tornato da Arena? Allora, fai partire il cellulare, vai. Un attimino, eh. Tecnologiche? Certo. Complimenti. Mi raccomando, il ritornello tutti insieme. Ma che ritornello di cosa? Il ritornello è facile, appena lo senti lo impari subito. È un 1, 2, 3. Ma cos'è? Canto per Cristo che ti libererà. Cosa sto sentendo? Grazie a tutti. Okay, ora tagliamele bene, arrivederci. Grazie a tutti per questa emozione. Nonna, sei stanca? Non è che vi viene un infarto, No, perché no, poi mi tocca portarvi in ospedale. Che fare gli acuti? Ah, boh, secondo me dobbiamo presentarvi a Don Popperoni. Tina, già c'è stato in ospedale? Sì, è vero, subito. Appena arrivata qui con l'aereo mi ha avuto un mal di gola. Sì, sì. Oh, fate sentire a Dale una canzoncina. Anche lui è bellissimo, Dale, non guardatelo. Il miglior venditore del concessionario. Chi è Dalen? Questo qui, quello lì. Fate sentire anche lui la canzone. Sarà molto contento. Toccategli il mento. Toccategli il mento. La guanciotta magari. Oh, mi raccomando, distanza di sicurezza, la seconda linea gialla. Oddio, che succede? Cadendo, non ho capito. Seconda linea gialla. Ah, via tutti. Come la posta, vieni dietro la linea gialla. Sì. È per privacy. Eh sì, come proprio quando... distanza di sicurezza. Ecco. Come quando vai... Io. E voi cosa avete acquistato? Abbiamo preso una Ferrari su due ruote. Una Ferrari su due ruote? Un faggio? Si chiama Rosetta? Non mi ricordo, Tina. Dobbiamo chiedere... Signor concessionarista! Sì? Che abbiamo comprato? Il faggio. Il faggio? Ah, il signore, non ci siamo presentati noi. Vabbè, sì, ma chi è? Ma una persona o proprio il locale? Ok, arrivo subito. Veniamo anche noi, certo, molto, molto volentieri. Ok, siete felici anche voi di provare questa vodka, questa erba medica. Dalen, adesso Dalen. Arctic, bene, ci sei tu. Sentiremo. Cioè, cosa ci sto a sentire? Sì. Ma anche qui qua. Voi rimanete qua. Siete tu, non ho capito. Chiamano sì. Seconda linea gialla. Perché? La seconda, quell'altra, quella dopo. E noi chi? E noi vogliamo andare alla festa, scusa. Eccola. Sì, noi gli vediamo Coco. Yeah. Allora, signorino, la firmettina qui. Mettiamo la firma qui. Mi potrebbe... Oh no, ok, niente. La firmetta qua, è il veicolo è suo, si ricordi, Dani, noi concessione di Paleto, ecco mio venditore della contea. Cosa? Prego. Perfetto, va benissimo così. Grazie. Prego. Bella. Oh, là, qua, eccola qua. Poi ci resta la... Dai, Dio, tutto bene. Vediamo un po'. Ma... Con la forza del pensiero l'ho sposto con le macchine. Ma te fermi un attimo. Allora parcheggiami qui io, Come parcheggi qui? Provala sì. Sull'aeroporto, fai il giro della pista. Dimmi un po' come spingi, Sì, spingi, però vediamo la massima velocità. È quella che mi interessa.
Mi sa che non ha una massima velocità superiore che l'altra, eh. No? Ma dai. Oh, qua c'è un elicottero. Ma che è? Oh, attenta. Ma che è? Oi. Ma che è? Tutto a posto? Siamo dovuti fermare un attimo. Ah, ma che c'è? Aspetta. Aspetta, sistemo io. Ah, boh. Buona... buona... buon volo, buon sergente. Quindi c'ha le stesse prestazioni dell'altra? Bene o male. Come meno male? Io speravo meglio, pensavo più. Bene o male sarà le stesse. Poi devo vedere un po' più lungo, perché in accelerazione è un po' lentina, eh. Però raggiunge 140 e non so se va raggiungere volte. Sì, esatto, è questo animale sergente Arctic. Ciao. Ciao. Buonasera. Tutto bene? Tutto bene. Io vedo delle macchine piccola. Ma come mai c'è un elicottero delle SPD giù in fondo alla pista? Non ne ho idea. Vabbè, ci vediamo. Sì, stai dicendo, scusami tu che non... piccola. Come ti chiami? Bene, come ti chiami tu? Valeria. Valeria, esatto. Madonna, mi dimentichi di noi. Valeria, macchina piccola cilindrata? Sì, mi piacciono. Ho visto, l'ho trovata una macchinina piccolina verde. Eh sì, quella lì è la gemella di questa, però è un modello più vecchio. Bene. Ok, ciao ragazzi. Ciao. Ci vediamo. Buona serata. Ciao. Ciao. Uno dello yellow che c'è. Ma tu hai abbandonato la tua macchina lì o... Ricordati che c'ho sempre la macchina là io. Ah, ok. Però vabbè, comunque ma, cioè, ho perso le chiavi, l'ho lasciata aperta, ma ho perso le chiavi, capito? Quindi volendo potrebbe pure restare lì. Noi volevamo solo intanto sapere dove erano i carabinieri quelli in centro, che dobbiamo andare là, ci hanno detto che c'era una festa. Successo. Lei per caso lo sa? È successo qualcosa evidentemente? Uh-huh. C'è stata una rapina? Sceriffi? C'è una donna a terra? Una donna a terra. Comunque è bella, Gabriel. Qual è il pulsante? La leva che tiri per far chiudere il... Tengo premuto la leva H. Ah. Te chiedo un po' a Marco che è successo. Mamma mia! Perché... l'ho lasciata a terra, ma non ce l'ha più. Che è successo, signori? Siamo stati rapinati. Eri da solo? Rapinati? No, eravamo in 4. Ma chi c'era qui? Eravamo in 4. Un altro all'interno sta male? Luz, Chris, io. Come ti senti? Ah, c'è Chris. Lei, signorina? Mi fa male c'è, la gamba. C'è Darren al di là. Aspetta, ho detto Ada o io, aspetta. È rimasto... All'aeroporto. Quando sono andato via io stavo sì, in aeroporto. Sì, era lì ancora, l'ho visto anch'io. Facciamo così. Venga con me la porto in ospedale. Vabbè, che è andato ora via al medico, non vorrei te. Vengo più tardi. Vabbè. Magari. Ma chi c'era qua sul posto? Quando... Sì, ma la denuncia, cose, robe, niente? State bene domande? Voi? Siete a posto? Sì. Finito? Fanculo. Andati così? State bene voi? Non mi hanno fatto neanche una domanda, sì, stiamo bene. Madonna, ma chi c'eravate? Voi due? No, c'era no. Marco e c'erano Claudia, Chris e Lucy. Chris. Io ero... È tutto a posto, se ne sono andati! No, veramente, cioè ma... Ehi Darren, scusa se siamo scappati, ma c'è stata una rapina allo Yellow Jack. Ma se ne sono veramente andati? Oh. Ah, ok, sei già andato via? Non ha neanche preso la denuncia, non ha neanche... Chi vedi si può venire? Marco? Sì, Marco, giusto tu? Sì. Ma te l'ho chiesto almeno chi erano queste persone? No, mi hanno fatto infilare dentro il cazzo di locale, non mi hanno chiesto né se né ma... Ma che ti chiamo qualcuno? No, non chiamare nessuno. Va bene. Ma che gli hanno fatto a Claudia? Come se l'hanno portata via? No, è stata investita da Zack per sbaglio, perché non è okay. E se no, nessuno mi ha fatto nulla. Come?
Nessuno ha lavato nulla, nessuno, se no, nessuno. A quanto pare no, per cazzo, fortuna. Mi sto odiando. Però è la seconda volta che ci rapirano questa... ma pensate, in palestra hanno fatto in 3 giorni di seguito 3 volte. Una al giorno ci hanno fatto, ora sono calmati in palestra. Festa annullata. Ma non dovrebbero essere qui, cazzo. Perché 24 su 24 riuscite. Hanno annullato la festa, annullata. Ma veramente? Guarda la luce. Wow. Comunque, anche qui ho sentito 2 giorni, 2 rapine. Da noi invece sono fermati, per fortuna. Sì, ma l'altro ieri ci hanno rapinato alle 2:30 di notte al tequila. Vabbè, a noi qui a noi in palestra alle 3:30. Porca puttana. Cioè, vedi un po' te. Cioè, veramente la città non dorme più. No. Alle 3:30 alla palestra sono arrivati. E non poi, per 2 volte di seguito, una volta alle 3:30 e una volta verso le... Verso le 3:15, cioè sì, sempre sì. Verso lo stesso orario. E poi un'altra volta invece di pomeriggio, però. Ma io non capisco perché durante il giorno sto benissimo, invece la sera comincio veramente a star male. Io... Ma senza un motivo particolare. Chi è? Chi cazzo è? Comunque io ho iniziato a viaggiare senza muovermi, senza soldi, apposta per questo io. Ah, uguale. Ma mai fatto. Ogni locale fatto. In cui vai rischi di perdere i soldi, eccomi. Per le rapine, mia mia. Ciao nonnina. Ciao ragazzi. Hanno rapinato, non so se eri. Ma hanno rapinato. Sì, fanno una rapina adesso. Ma mi sono allontanato un attimo per fare una roba con... Ma che cazzo? Hanno rapinato. Sì, Frampo vuoi, mi sa che l'hanno fermato, perché visto Long che ha scritto in chat Frampo hai provato a chiudere e ripartire il chat locale. È incazzato, mi sa Marco. Sì. No. Marco, vieni con me. Ciao Lisa. Sì, però la questione è che la polizia se n'è andata via senza dire niente. Cioè. Ha fatto una denuncia contro la polizia a sto punto, allora. Cioè, non so che dire. Cioè. Andata proprio al capitano, lamentatevi con lui. Ma però. Tu che lavoravi dentro, cioè è normale? No, non è normale, ti dico. E sapere che l'ha fatto il vice capitano mi fa veramente male. Mi fa male. Io capisco, mi sento umiliata pure io che sono un ex poliziotta di sto fatto che il vice capitano non si sia fermato a chiedervi i fatti. Spostiamoci. Mi sento umiliata. Mi sento umiliata pure io, guarda, mi vergogno pure io di essere stata in quel dipartimento perché, cioè, vedendo queste cose mi fanno veramente... Non credo ti traduca. Mi fanno arrabbiare queste cose, guarda. Non è io... quello, è incazzato. Lo so, immagino. Chiamalo. Devo chiamare la nonna. Magari vanno in ospedale per Chris, cazzo. Io mi sto odiando tantissimo. Chris è andato in ospedale? Sì, per colpa mia, perché... Adesso se volete vi chiamo un agente, cioè... Ah, io non so, perché però... sono arrivato troppo veloce qua dentro e non li ho visti, cazzo. Io spero che mi arrivi velocemente sta operazione. Perché... Cosa? Ma c'è Zoe? Non c'è lei? No, non c'è, c'era... Avete informata Zoe? Non lo so. La chiamo io. C'era Marco, Chris, Zoe? Lucy... Ciao Elisa! E... Dove sei? In autostrada. Ma sai che ti hanno rapinato il locale? Sì, lo so. Ah, ok, no, perché nessuno sapeva se ti avevano informato o meno. Sì, sì, me l'hanno detto. Poi io là non ho capito bene perché ci sono sceliffi lì, non mi hanno detto un cazzo, Lolo, però... No, non c'è nessuno qui, cioè, sono arrivati, hanno fatto caricare Claudia su un'ambulanza, hanno fatto... Uh-huh. Hanno capito Claudia partita, se ne sono andati via pure loro senza fare domande, senza chiedere nulla. Ma che cazzo... Vabbè, poi li chiamo io. Se vuoi poi li chiamo tu. Io. C'è sì, Marco sì. Che è incazzato nero per questo motivo, perché nessuno dei poliziotti si è fermato a chiedere i dettagli... Come mi sai dire chi c'è là di polizia sceriffo? Allora, c'era Kelly se non sbaglio sceriffo e poi c'era Xavier Falcon che è vice capitano e un altro agente mi sembra Osterman, non lo so. Ok, va bene, ci penso io, non ti preoccupare, la levo io, ci penso io. Sono preoccupata un attimo che non c'eri tu qui, ho detto, almeno l'avverto, se non lo sa. No, me l'hanno detto, ma l'ho tutta zoppicante, dovevo andare velocemente in ospedale, ho lasciato il nonno. Marco che è incazzato nero, ha iniziato a prendere una pugnina, a calci la macchina qui di fianco, perché sì, ho la polizia se l'è fregata, la polizia. Sì, di calmarsi, ci penso io. No, l'ha preso a Kachenka e se l'è portato via. Non so perché, però... Chi si è portato via cosa? Marco si è preso l'attacca Cheng, si è preso Marco e se l'ha portato via.
Ma che cazzo? Sì, però, vabbè. Ci penso io, no, ci penso ciao, io. Ciao. Non ti preoccupare. Ciao, ciao. Salve. Buonasera. Tutto bene la macchina? Mica tanto, ho iniziato a fumare oggi. Gli ho detto di smettere, per quello che sono qua, dovevo comprare le sigarette. No, non lo sento più. No, per la macchina, professore. Oddio, che macchia. Oh, madonna. Un po' largo è arrivata. Meglio? Sì, adesso meglio. C'è che macchia? Come sta? Come state, signori? Tutto a posto? Ho sentito che c'è stato un altro casino. Scusa, ma la festa è stata rinviata, la festa, scusate. E, ho visto un annuncio che diceva festa annullata. Sì. Chi è la ragazza? Hello? È Robin. Oh, madonna, Robin. Robin. Mamma mia. Sì, ma che hai fatto? Con capello, perché? Una merda, mi sono veramente andata a casa. Voglio andare in vacanza, basta, vado via, ciao. No, Zoe. Ti prego. Ma quindi la polizia ha fatto casini per la festa in casa. Allora, quindi quello che mi avete detto non hanno preso manco denuncia, ste teste di cazzo? Zoe, calma. No, non sto calma, mi sono teco. Aspetta un attimo, Elisabeth. No, cioè io Marco si è andato a parlarci. Come una cretina che così col braccio a teso. No, niente. No, approfitto. Festa spostata. Allora, tu devi dire sicuramente al tuo ragazzo che non deve prendere a calci cose perché deve stare tranquillo. O mi ci incazzo io con questi stupidi di merda. Zoe. E nessuno risponde a chiamata, quelli stanno in 30.000 e oddio. Zoe, stai calma, Zoe. No, non sto calma, Zoe, perché calma, dovrebbero essere loro a proteggere le cittadine, Zoe, non fottersene. Calmati, Zoe, dai, dammi l'abbraccio. Guarda, sono arrivati, c'erano, poi se ne sono andate via, però non so perché, sinceramente. Ma non me ne frega un cazzo di quello che devono fare, però... messaggio di ID, mi hai detto che c'era anche Kelly lì in mezzo? Bene, non vedo l'ora di vederlo licenziato. Chi? Ma cos'è stato Kelly? Ma perché? C'è stata una rapina qui. Diciamo che ultimamente Robin non so da quant'è che sei fuori città. Penso ci fosse Kelly, non sapevo chi era. Non so, non ho capito bene chi era lo sceriffo. Aveva il cappello, non riesco a riconoscere gli sceriffi io. Tutti. Penso sia stato Kelly quello lì, perché era di colore, quindi... Robin, ma come stai? Tu non ti ho dato tantissimo. Ma sembra veramente assurdo che non rispondano alla chiamata di 911. Ah, no, io anche ieri sera ho chiamato, non ho mai risposto a nessuno. Robin. Beh, però io... Un secondo che vado via. Non potevo. Cioè, tu pensa se eravamo ma come? Cosa cambiava? Mi rovinava. Sì. E farlo tu, allora. Dice capitano, ho mai visto la valale nella mia vita, guarda. Sì, ma hanno Zoe, agito. Calma. Hanno agito quando c'è stato. Ma toglietogli dare un abbraccio, non un pugno. Avrei detto che mi avessi tutto rotto. Sorry. Mi metti gli occhiali. Oh, okay. Come stai? Stare. Yeah. Tutto bene, se no non ti era tantissimo. C'era la foto che non andava bene. Quale foto? Che hanno fatto? La foto prima c'era la foto con Gesù e non andava bene. E per la questione in chiesa, quello non lo so, perché hanno detto che avevano già d'accordato con tutto e si poteva fare. Ma, io sinceramente, non so. Io non credo che tu possa usare la chiesa come se fosse luogo locale. Sinceramente, cosa del mi sembra un po' brutta come cosa. Allora. Che sia brutta o che non sia brutta, lo so anch'io. Ma se loro hanno d'accordato, io non so cosa voglia dire, allora. Io da quello che sapevo non si sono mai messi d'accordo di un cazzo con polizia, eccetera. Allora, certo. Io non lo so, questo non lo so io. Sì, ma questi non rispondono al 911, Eccola. Cioè io ammazzo Marco. Qualcuno, veramente, È arrivato. Arriva la chiamata. Che devo dire? Al servizio del cazzo. Guarda, Zoe, io mi dispiace. Cioè, mi dispiace per quello che è successo con tutto. Dice, mi sento di dirmi scusa perché mi sento un po' chiamata in causa, capisci? Mi sento leggermente chiamata in causa, cioè mi dispiace per ciò che sta succedendo con la polizia in questo periodo. Io non è merda la polizia. Se non fossi stata cacciata dalla polizia, probabilmente diciamo se sarebbero più agenti. Ciao. No, ma tu la macchina? Non sei una delle merde, sì, hai fatto bene uscire. Non me l'ho cacciata, mi hanno. Hai fatto bene. L'ho fatto bene. È un po' brutto da sentire dire. Sì, però Marco, alla fine sono passata per modificare il clacson della mia macchina, manna. Niente.
Mi sono dimenticati la scorsa volta, avevamo fatto tutto tranne il clacson. Vuoi andare con Marco a prendere l'auto così? Dai, comunque ho comprato una nuova macchina, a breve verrò a modificarla, guarda là. Va bene. Sull'estetica, perché tanto ho notato che fare il full kit alla macchina, alla Issy, quella vecchia, non è servito a niente. Non è servito. Bellonata domanda, dentro il Mojito? È vuoto. Mojito, vabbè, sì, dai. Niente. È vuoto dentro. Sono c'è... Bagno? Come si chiama? Sì. Sì, c'è. Okay, appena entri sulla sinistra, in fondo, appena entri la porta. Ok, grazie. Bravo Marco. Invece Marco, io ho comprato una barca nuova, è possibile cambiare livrea? Ma sono pazzo, ho visto Popellone per un secondo. Però sì, c'era. Ieri, guardalo, lì. Dove? Lì, la Galtrella. Scusa Marco, non ho capito. Ah cazzo, porca puttana. Vecchiaia, nonna. Non lo so, sai. E comunque è un autoveicolo che ho comprato in concessionaria. Sì, no, dico non so se... In teoria tu, Marco, non riesci ad andare a modificare lì al porto, magari qualche cosa? Dipende anche dal modello. Buonasera. Buonasera, Dario. Dipende, mi sa, anche dal modello della barca, che non Lampadati so se... Toro Deluxe. Sì, è ricco sfondato, Marco, sì, lo so. Mi devo informare, ti faccio sapere. Va bene. Nel frattempo la livrea della mia Neon è ritornata un'altra volta nera, però non ti ho, non ti ho più disturbato, l'ho lasciata così. Era inutile. Qui tranquillamente chiamarmi. Ok, grazie. È tutto buggato, l'ho scritto nel messaggio all'SPD. Va bene, allora... Mi sa che esplode lì tra poco, con tutto quel fumo. Vai, buttalo per favore, perché non vorrei saltare in aria. No, c'era solo un po' di fumo e basta. Se no, come va il modo di oggi? Aperto. Tu, eri tu che hai aperto oggi? Sì. Bene. Verso le 3 ho aperto passare, la Madonna. Ho letto nonna. Ho letto solo il messaggio, Mosley chiuse, basta, ho tempo a leggere solo quello. E io l'avevo aperto intorno alle 7. C'è stati lì un po'. Alle 7 ero via, quindi no, non c'ero. E poi mi sono ricata di Madonna il clacson. Tanto mi sa che lo riapro tranquillamente anche domani. Bene, ma quanto lavori? Chris, lavori? Marco, lavori bene? Oddio, dipende dalle giornate. Ma come funziona lavori guadagno? Cioè, come funziona? Meno male. Voi dipendenti, come lavorate? Facciamo le fatture e via. Ah, ok, capito. Elisa, da quando ha cambiato lavoro, si informa sulle tecniche di tutti quanti i business. Sì, ma... Fa un paragone su quanto guadagna lei, quanto guadagnava prima e quanto guadagnano gli altri. Adesso è tutto un calcolo. Sto calcolando tutto, mi stanno chiamando il cellulare un attimo, Secondo, pronto, Grace? Cosa succede giù allo Yellow? Niente, succede che sinceramente mi fa un po' incazzare la situazione. Cosa sta succedendo? Perché arrivano chiamate continue dallo Yellow. In pratica c'è stata una rapina, no, qua allo Yellow. Sì. Sono arrivate sia una pattuglia delle sceriffi che dell'SPD. Sì. Hanno fatto caricare in ambulanza la persona ferita e l'SPD e le sceriffi se ne sono andati come se niente fosse. Siamo andati via perché non c'erano i cinque elementi che stiamo cercando in giro. Volevano fare la denuncia qua, tutto, volevano parlare con l'SPD, nessuno si era informato su chi fossero. La denuncia, come meglio sai me, bisogna farla alla Vespucci. Ma nessuno ha raccolto i fatti sulle faccende, questo è il fatto, sono un po' incazzati per questo qui. Nessuno si è informato su ciò che è accaduto, sono tutti andati a cercare le persone, Elisa, non è che stanno... Ma come hanno detto che nessuno dell'SPD ha fatto una domanda a nessuno? Sono in giro a cercare i cinque elementi. Ma siete sicuri chi siano loro? Perché loro mi hanno detto che nessuno di voi ha chiesto nulla. Sono stati detti cinque elementi vestiti di rosso, Elisa. Quindi allora adesso... ti hanno parlato. Ma qui racconta balle il tizio. Perché qui questo ci hanno detto a noi, capisci? Non ho preso io la telefonata. Era tutto incazzato dicendo l'SPD non hanno fatto un cazzo. Adesso c'era Falcon che stava girando per tutta Sandy a cercare queste persone e le altre due pattuglie si sono mosse via terra. Diglielo che eventualmente prima di parlare, di dare aria alla bocca, magari si informi. Ci sono le pattuglie, devo andare. Vabbè, ciao. Ciao.
Ma dov'è la cosa? È in palestra, nella sala di riabilitazione. Dov'è? Zoe, dentro. Dentro. Ma guarda, ti posso dire che sono venuto a fare io. Zoe? Sì, dentro dove? Zoe? Zoe, ci sei? Zoe? Tutto bene? Ah, sono di qua! Zoe! Sono qua, Vileando! Dimmi! Senti. Ma io mi ha chiamato Grace Walker, non l'agente di polizia, ma mi ha detto che. Ma mi ha detto che. No. In realtà hanno parlato, ha chiesto. Cioè, hanno. Gli hanno detto chi erano le persone. Vai. Ora lo so, la sta parlando Kelly con Marco. No, perché io le ho detto, guarda, sono un po' incantata su quello che è successo, ma non ho capito bene ciò, però. Vabbè, non ti preoccupare, ora c'è Marco che parla con no, perché con Kelly, è incazzata anche Grace, è incazzata con qui. Oh mio Dio, la gente fuori di testa. Vabbè, ma guarda, che cazzo io... fate? Ho il Gino dentro... Ma io, no, Marco. Io sinceramente sono stufa di questi problemi, mamma mia. Guarda, sinceramente, qua, ballo. Sono stufa. Io sono stufa. E sono vestita come, non so, come una pezza. Vado a cambiarmi intanto perché sono vestita malissimo. Ok. Beh, portami la macchina. Sì, va, sali. Guardala come squatta quella macchina nuova. Oddio. Eccoci. Oh, brivido. L'ho pagato questo. Ok, ci vediamo dopo. Ciao. Che poi cambia mi arrivo. Arrivo di dietro, vado dietro allo yellow. No, sì, dico dopo che ti sei cambiata. Allo yellow. Ah, ritorni là. Eh sì, ci sono un po' di persone, un po' di casino. Vabbè, mi piace allora impicciarmi da parte degli altri. Ma va, non me ne ero accorto di niente. Che è sto ingorgo qui in zona? Pronto Elisa, dimmi. Ciao, senti, comunque alla fine adesso è arrivato uno sceriffo qua a raccogliere le posizioni e tutto. Sì, l'abbiamo mandato giù, non ti preoccupare, no, tranquillo. Sono arrivati tutti lì, sono andata lì sul posto, no, e c'era una pattuglia. La pattuglia sarà da via, mi fanno, ma scusami, ma sti qui non chiedono neanche cosa è successo, tutto è cazzato, era il tipo che era qui, che sta rapinato, tutto è cazzato, e fa, ma si scemi che vengono qua, non fanno più un cazzo. E non lavorano e non prendono e non raccolgono neanche le informazioni, la posizione su ciò che è successo. Poi è nata Zoe, anche lei poi si è alterata per il fatto che era venuto il tizio. Boh, ma io non so che sia successo. E guarda, sinceramente non ho capito. Quindi... E ti dico, io noi sapevamo la descrizione, non so a chi gli è stata detta, penso via il telefono. E quindi la stavamo cercando in giro, quindi altro non so dirti. Comunque adesso è andato lo sceriffo, sta per raccogliere. Sì, ti abbiamo mandato giù gente, tranquilla. Sì, tanto io non c'entro nulla, cioè era altra gente che si c'entrava, io ero solo qua a ascoltare. Sì. Vabbè, tanto basta, buttano sempre merda e via. Sì, lo so, non ti preoccupare. Vabbè, dai, vado. Ciao. Vestiti, ci mettiamo vestiti oggi un po' con me. Ci vestiamo così oggi. Arti, che ci sei ancora in live, eh? Ce la
faccio, eh. Ok, perfetto. Scarpe il numero 3. Non so più mettendo i tacchi se vuoi, è una cosa strana. Braccia numero 5. Magliette. Sì, pronto? Sì, non riesco più a salire sulla macchina, è pazzesco. Apro lo sportello, entra, ma non entra. Cioè, rimane a metà. Mi è bloccato, ma tipo a possibile. Metà? Eh? Mi è bloccato a metà? Sì, apro lo sportello, fa per entrare. Prova a chiedere all'intorno se c'è qualcuno che può aiutarti, se no chiami il governo. No, c'è perché ho perso pure le chiavi delle macchine. Allora, cioè, nel senso allora, che non è... Se non riesci la... se la mia... a salire su, diciamo, esatto. Rimasti bloccato a mezz'aria, esatto, chiama il governo, esatto. Dirgli che rimani bloccato a mezz'aria, non so, Madonna, che dirti, fai come vuoi. Prova a farmi vedere qualcuno che passa qua, magari sale lui. Bene. Vabbè, tanto c'è a piedi, sta qua vicino. Ciao. So. Per la giacca, la giacca è uno, madonna mia. Ottimo, Arctic, ci sei ancora. Ma non giochi oggi, no, eh? Poi maglietta numero 4. Colore viola. Ma la bestia così oggi. Ma fanculo, mi ha messo uguale. Io non ho... non ho... Oddio. E la Madonna. Ma che è? Come la forza, matta, con la forza del pensiero. Mica, mi sa. No, no, molleggi un po'. Oddio. E niente. Se la mi ero scoldato. Ma sta festa al mojito. Ne parliamo. No, ma è flega cazzo. Eh sì, l'hanno trasferita perché quello lì samurai la vola lì. Cioè, ma la chiesa mi sembrava un po' strana. Una chiesa? Sì, sì, la prima location c'è. Volevano farle dentro chiesa. Ah. Ti sei preso Nightblade? Mm-hmm. Bravo, bella, mi piace. Botto 10. Sì. Com'è l'aria qui? Pulita. Ho saputo che non l'ha pinato. Sì, sì, di nuovo. Sì. Io non gelo. È andato un attimo a YouTube. Marco c'era. E com'è andata? Hanno rubato 80 alcolici, una pistola. Quanti? 80, perché Marco se ne teneva 20 per tipo addosso. Ah, ma non l'ha pinato te? Sì, io l'hanno lapinato. Ah, no, pensavo hanno la... no, io pensavo che hanno lapinato proprio il locale. Ah, no, persone dentro il locale. Ah. 80 alcolici, una pistola, poi non so, non ho capito sinceramente. Il grosso quello, però. Mannaggia, oh. 80 alcolici, comunque che cazzo... 20. 40, no, sono 160. Ma che, perché se ne tiene così tanti? 16.000 dollari. Aspettate un attimo. Niente. Sono 20 alcolici. Sono. Cos'è? 4? 4 tipi di alcolici. Cos'è? Sono 80. 80 alcolici. Vabbè, madonna, per 80 dollari. Alcolici. Mamma mia, cosa saranno mai? Sono tipo. 8.000 dollari. 8.000 dollari sono? Sì. E niente.
C'è Stevie che è rimasto all'aeroporto con la macchina che tipo lo fa entrare a mezz'aria solo. Tipo entra in macchina ma non entra, tipo una roba del genere, una roba strana. L'ho incazzata perché io l'ho andata un attimo a YouTool. Nel frattempo che l'ho YouTool hanno l'appinato locale. Torno. Perché va allo YouTool a quest'ora, dico io? Magari l'economia era favorevole. Che, ma mi lascia le cose a me, vado io dopo. Ma perché deve andare lei? Ma fa 3.000 cose qua. Ma se vuole stare sempre occupata. No, il problema è che non vuole stare sempre occupata, è che è da sola. No, no, ma c'ero io prima con lei allo YouTool. Ma perché tu era solo lui tool, andresti? Eh? Andresti da solo lui tool tu? Io faccio sempre nottata. Ma che ci fai tu lui tool, scusami, cosa vendi? Niente. Però se mi lascia le cose io le vendo io. Che cazzo devo farci allo YouTube? Mica vendo roba. Sì, infatti quanto, mi chiedi. Quanto cazzo devo guadagnare? Ormai i pacchi sono storia passata, mi sa. Ma, sai, volevo riprenderli a farli. Solo per migliorare la cosa, ma mi annoio. Anche perché non mi basta lo spazio nel magazzino. Cosa? Mi fai pensare, cioè... Che? Tu. Tu guadagni tantissimo. Ma ti fai i conti in tasca anche allora, a te l'occhio, eh? Allora, tu quanto spendi per le materie prime? Per le materie prime, al giorno? Sì. $60,000. E rivendi tutto quello che crei a quanto? $100 l'uno. Quindi tu compri, no, tu al giorno spendi $60,000 e ne guadagni 300, tipo? No. Cioè, magari, che cazzo ero? Bill Gates? No, beh, diciamo che vendi, diciamo, a Steve ti compra una marea di roba, ti Steve. Mm-hmm. Però gli altri non lo so. Comprano molto di meno, di quanto tu possa credere. Steve, quindi quello che ti fa guadagnare di più? Sì. Se Steve non comprasse più nulla, tu andresti in rovina. No. No? La vuole Lady Man, se l'hai meglio, penso. In effetti. A parte il fatto che deve assumere altre due persone. Due? Ma quante cazzo di gente puoi assumere? Sei. Dobbiamo essere sei in totale. Sei in Io totale. Posso assumere pure tutta la città se voglio. Ma? Sì. Perché? Se voglio posso assumere tutta la città a fare il grossista. Ma ti immagini la città dei grossisti? Potrei fare anche 12 grossisti. Maggio. Io ero disponibile, ti ricordi? Mm-hmm. Però non mi hai preso. Me la sono legata al dito, sai? Vabbè, io ti ho detto che cercavo uno che trasportava la roba. Angie vuole trasportare e trasporta. Ma Angie trasporta solo, quindi? Sì. Oggi ha consegnato... Ha consegnato a voi oggi? Sì, sì, sì. E Angie ha consegnato a voi, sì. E quanto guadagni a trasportare? Quanto guadagna te? No, gli do la paga... Gli do una paga normale. Cioè cosa 10.000. Al giorno? Sì, solo a trasportare. E ti fai fino a $70,000 al giorno, alla settimana? Sì. E basta? Vabbè, se poi vuole vendere altra roba, ce la può fare. Ciao Steve. Ciao ragazzi. Ciao Steve. Sto facendo i calcoli anche con Ao io. Sì, ma tanto non ci arriverai mai al calcolo finale. Perché? È troppo complicato? Sì. Che calcoli facevate? Vuole farmi i calcoli del mio conto bancario, ma non ci arriva mai. Elisa ci prova sempre, pure a farmi i conti in tasca, è un continuo, è ossessionata dei numeri. Mi ricorda un po' un amico, vabbè. Ci prova. Ho perso le chiavi della macchina, mannaggia. Ho chiamato un meccanico. Mi succede una cosa strana. Apro lo sportello, vado per salire, rimango a mezz'aria. A metà corsa, sì. Vabbè, e quindi non posso salire. Come quando succede qui davanti allo Yellow, quelle macchine che si bloccano, che sali lì, però in realtà non sali. Ho chiamato un meccanico, dice che ha capito il problema, vediamo. Chi pensi che ti compri? Per il resto tutto a posto, ragazzi? Sì, tutto bene. Come va la nuova moto? Oh. L'ho presa adesso, non l'ho neanche provata. C'ero anch'io. Sono venuto direttamente qua. Ma nemmeno una corsa sull'aeroporto? No, sono stanco. Ah, beh. Non ho voglia di fare niente. Ma mia sorella dove andare? Boh. Vado da Robin io.
Robin! Wait! Ma che sei? Un attimo parlando con i miei pensieri. Parlando con i tuoi pensieri? Sei spaventosa, Robin. Yeah, spesso parlare con i miei pensieri, you know. Oh mio Dio. Vabbè, parla pure, parla pure. Guardate, ci vado di corsa. Posso ordinare qualcosa da bere? Che sì, c'ho particolarmente tanta sete, cioè non so, ecco, però... Prendo tre cose da bere. 300, giusto, tre cose da bere? Sì, cosa hai una preferenza? Ti fai, bene, tu, fai tu. Salve, buonasera, don. salve. Don, come va? Non si fermi! Dichi. Allora, come va? Ma è tutto a posto. È per le sante ore alle giornate o ora si deve partire? E come? Non ho capito. È per sono per rilassanti le giornate o deve essere... Boh, guardi, ma per modo di dire, insomma, la possibilità Tahiti la sento sempre bella viva dentro di me, devo essere sincero. Io aspetto sempre il viaggio a Tahiti, donna, quindi... Ma guarda, Zelda, adesso ci organizziamo bene, appena poi siamo proprio rotti le balle, via tutti, e poi andiamo a farci veramente la vita coi cochini, altro che... Guarda, ma a proposito, ho visto che non ho dato la festa in chiesa, ma... Ma guardi, in realtà io volevo passare, poi tra una roba e l'altra, alla fine non sono manco riuscito a passare, non vorrei che i ragazzi siano incazzati, ecco, boh. Ma scusi, ma gli ha dato il permesso di fare una roba? Assolutamente sì, insomma, quando ci sono le feste in nome di Jesus Christ, io insomma, sì, sempre, sempre d'accordo. Fanno, pagare le entrate in chiesa a $500 mi pare un... Ma insomma, quello mi è sembrato anche a me un po' eccessivo, vabbè. Cioè, $500 per ascoltare delle canzoni e bere... Sì. Bere e mangiare, cioè bere una vodka, mangiare una bistecca e un'erba medica. Era, e tu paghi $200 per altre consumazioni, ma... L'organizzazione purtroppo l'ho lasciata a loro e mi sa che hanno un po' cacato fuori dal vaso, al contrario di me che invece l'ho preso proprio... Comunque puliamolo un po' sto bagno, Zelda, mamma mia, c'è proprio un'incrostazione, bruttissimo. Mi sa che è colpa degli ex proprietari, Sam. Delle pulizie qua ex dentro. Ex proprietari, ma da chi avete comprato, peraltro, sto coso qui? Boh, non lo so, da quello che ho letto sul vecchio contratto era tipo un tizio che veniva da un posto di Napoli e un tizio, penso, dal Giappone. Oh, mamma mia, ma che cazzo di combinazione strana, infatti, napoletano. Ma scusa, giapponese. Ma immaginate un tizio napoletano vestito la texana qui, cioè, beh, effettivamente un po' stramboide, sono d'accordo, mi sa che forse l'hanno loro veramente reso un po' un cesso sto coso qua, meno male che siete voi un po'. Infatti adesso abbiamo ristrutturato gli esterni, magari un giorno bene, molto bene, chissà che cafoni erano queste persone. Mannaggia. Vabbè, comunque, insomma, parte un po' di stress qui là, insomma, si va avanti. Sento che hanno rapinato il guerriero Jack, mannaggia. È un'altra volta, peraltro. Ma te c'eri, Zelda, quello è successo? No, io in quel momento, guardi, ero a Paletto perché ho comprato un'auto nuova. E sono arrivata qui a Sandy per l'aeroporto per ritirarlo, proprio mentre aspettavo Darren che per ritirarlo, Claudia. Mi ha chiamato Marco a dire che li hanno rapinati. Mamma mia, ma è stata più o meno la modalità la stessa dell'altra volta, non sì, ho capito. Sì, più o meno, sì. Ma ormai si è fatti l'abbonamento. Guardi, io penso che sono gli stessi dell'altra Claudia, volta. Claudia, scusa tantissimo. Anche da noi in palestra hanno fatto lo stesso, in tre giorni diversi hanno fatto tre rapine diverse. Ti giuro, io non mamma so. Mia, di sono cui? Fatti l'abbonamento. Aspetta, donna, ma il bello è questo, vieni qua, donna. Arrivo, un secondo che mi stanno chiamando proprio in questo momento. Pronti? Io non ho veramente idea di che cosa sia stato. Sono qua dentro lo Yellow Jack. No, ma tranquilli, stavo cacando proprio, però. Scusate. Non lo so, benissimo, ci andavo tranquillo. Mi dai qualcosa da bere, Zelda? Sì. Vabbè, sono qua comunque, sono qua dentro, Plutì. Teddy, fermati. Che Zelda? Tutti i prossimi due giri in ploio. Me la palestra? Sì, stiamo cucinando, ma che burdè. Oddio, è sdraiato sul tavolo. Non so, ho un bubriacone maledetto. Guarda qua. Comunque, tre rapine in tre giorni diversi consecutivi. Di cui due rapine hanno fatto una alle 3:30 di notte e una alle 3:15 di notte. Ma porca, cioè proprio quando... E hanno trovato gente, hanno rapinato tipo 15 milioni di dollari, qualche pistola, cioè c'era gente lì.
Ma la polizia fa qualcosa, sta indagando almeno adesso, su questa roba qua. Sì, stanno indagando, infatti ora stanno di notte le gente stanno appostate lì in zona, apposta perché okay. Se dovesse arrivare qualcun altro. Ok, ok, ma meno male, e speriamo che... E poi la terza rapina l'hanno fatta alle 2 del pomeriggio. 2 del pomeriggio? E c'erano due agenti fuori servizio che gli hanno rapinato pure la pistola. Non ho capito, ma porca di quella mia... Avete sentito, signore? Una serie di rapine, una dietro l'altra, quando sta... Non solo glielo dietro l'altra. Pure in palestra, mi diceva la signorina. Sì, da noi in palestra sono arrivati 3 giorni differenti, uno dopo l'altro, di cui 2 volte alle 3:30 e 3:15 di notte. Ma scusate, cosa vi vengono a fottere in palestra? Pistole che hanno una persona addosso, soldi che hanno una persona addosso. Hanno fatto quasi $15,000 di incasso nostro e si sono rubati. Oh la madonna. Eh sì, perché quando la gente viene a prendere tipo 50 energy drink ci facciamo anche $7,000 noi, quindi... Mamma mia, quindi, però. La roba, sono passati 3 giorni diversi, uno dopo l'altro, alle 3:30, poi alle 3:15 e poi alle 2 del pomeriggio del terzo giorno. Lei fa palestra? Attenzione, arrivo. Lavoro in palestra. Beh, direi che la fa... Personal anche. Trainers. Si vede, infatti. Ma dovrei mettermi un po' in moto anch'io, cacchio. C'è un'altra donna qua, Don Marco. Sì, Don Marco. Una giornata intera in palestra è stato. Don Marco ha dei muscoli che lascia stare. Don Marco c'ha un fisichetto. Don Marco, secondo me. Tutta la frustrazione sessuale la sfoga lì. Don Marco, l'ho visto arrivare alle 10 di mattina e l'ho visto andare via alle 3 di notte. Chi dice a me, non io. Cioè, è rimasto lì un giorno intero in palestra. Oh, mamma mia, allora sì, prendo volentieri. Lutino, anche tu ordina. La frustrazione sessuale la sfoga lì lui. Te come la sfoghi? Cosa vuoi? Io? Ma lavorando. Vai te addosso. Eh? No. Lavorando. Ma se vuoi qualche altra maniera, ti do una mano. No, grazie. Ma non ti sei sentito? Non ti sei sentito, Clis, proprio zelo. Dove cazzo di whisky per questo? Niente, ora o troppo. Effettivamente dove è finito? Ciao, Ted. Hai per caso? Oddio. Savino! Oddio! No, la gamba rotta! Scusami, okay. Claudia. Mi sa che io mi sono rotto invece. Savino, come stai? Tutto bene. Scusami, Claudia, scusami. Scusami Claudia, c'è cioè questa Germana appena si regge in piedi, va in giro con le stampelle, cioè non vedi com'è. Oh, salve professore, buonasera. E tu mi butti sopra Claudia. Prof, le posso parlare un attimo? Cacchio, vedila come sta messa male. Vedi, sta pure con la tuta. C'è Claudia che... Claudia che si mette la tuta, è grave. Appunto, diglielo, per favore, mi manca. Cioè, basta vedere Claudia con la... Cazzo, basta vedere Claudia con la tuta, tu capisci che c'è qualcosa che non va bene. Non lo sapevo. E dammi ste cazzo di whisky, me ne vado a fanculo, almeno. Sento urlare Cristo, poi fino qui. Anch'io voglio bere, mamma mia! Cosa vuole, Don? Vabbè. Vabbè, faccio io, Don. Mamma mia, non è partita, che cazzo! Partito uno spattaflone di quelli proprio da meccanici, mamma mia! Non so quanto ti conto, Don, perché... Vabbè, Don, due whisky, no? Due whisky, va bene, cazzo. Grazie Lola. Datemi due Jäger, va là, mi affogo il vento. Chi è che offre da bere? Io. La mano a recuperare le cose. Come mai? Ma dove sei finito? Pronto? Dove sei finito? Sono ancora bloccato qua a Sandy. Sto col meccanico ma non riesce a fare né caricare niente, ti richiamo. Ciao.
sì. Ah sì sì, la vediamo. Vedi. Salve. Un attimo, Elisa. No, non c'è. Cioè, no, lasciatela qui, fate finta di niente. Ok, però se me la sequestrano, poi io mi trovo una macchina che c'ho nel garage sequestrata. No, vabbè. In teoria questa, se vi allontanate tutti, sparisce da sola. Ah, ok. Quindi, posso, va bene, sì, cercate di abbandonare la zona. Va bene, allora vi ringrazio. Arrivederci. Ciao, ciao. Sei bellissima. Grazie. Sei inizio. Bellissima. Grazie. Oh mio Dio, mi fai paura adesso. Addio. Non c'è chi fa più paura. Grazie Ignazio. Prego. Oh, madonna, è scompa. No, è una gallina in realtà. Andiamo a vedere Mojito come la festa o cosa? Sì, 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 Mojito, Mojito. Oddio, c'è il... Ma detto, c'è un vaso. Ha detto non fate commenti. Ma è arrivata come gallina, è arrivata? Sì. E poi si è trasformata? Sì. non fate commenti e la sono morto. Che non riusciva a salirci sopra. Non riuscivano neanche a caricarla sul... Madonna, che filo che gli ha fatto quel poro motociclista. Un giorno l'ho preso sotto uno e l'ho ucciso. Oddio. È stata una cosa orribile. Perdeva sangue dappertutto. Oh mio Dio. Dice che al Mojito c'è un sacco di gente, un sacco di movimento, chissà se è vero. Sì, ma costa una caterva di soldi quel cazzo di evento. Mamma mia, ho visto. Ah, perché per il Mojito mo si paga 500 dollari? Sì. Ma no, ma che so, ma stavo mezza strada al Mojito, ma che pago? La strada a casa nostra, pagamo. Ma penso che GG non ci farebbe pagare, cioè, ah, quello sì. Della palestra, vai, cioè. Oddio, è stazionata! Mi metti in paura certe volte. L'albero! Smetti, per favore! Mi fa prendere un infarto. Oddio. Così. Ho fatto un salto temporale. Ah sì, l'ho visto anch'io. E no, sasso! No. Andiamo dritti, andiamo dritti! No, no, no! L'ha preso, oddio, l'ha preso! L'ha preso! No, non l'ho preso! No. Madonna! Madonna! Vai, piano, Elisa! Oh mio Dio, ci sentiremo! No! Sono, andiamo contro il benzinaio adesso, è svolto! Pum, dentro, dentro! Oh cioè, cielo! Non ci vengo più in macchina con te, signorina, 175 basta! 175 km, 170 km! Ah, cammina allora! Quell'altra cammina, non ci arriva, sì. A 170! Devi cambiare il clacson qui, eh? Come ti diverti? Ci arrestano, stai attenta. Oddio. Yo! Non c'è nulla. Andiamo a vedere se c'è un po' di gente. C'era anche Totò, mi ha chiamato. C'è un po' di gente. Sì. Sì, in effetti c'è. Sì. C'è un bel movimento. Oddio, nel nostro parcheggio fanno la festa. Addirittura. Bella. Figata. Facciamo gli ignori, bastardi, ci parcheggiamo. Parcheggiamo qua. Sì, sì, qua. Perfetto. Andiamo qua davanti alla festa, siamo. Che culo. Pensate, che culo. Grazie solo. Vabbè ragazzi, io adesso stacco la live che sono le 11. Vi ringrazio tanto per essere qui con me, vi risaluto e diciamo ci vediamo un'altra live domani, vediamo se riesco. Vi ringrazio tanto quelli che sono stati qui con me o quelli che sono ancora qui con me. Vi ricordo di fare punto esclamativo comandi. Poi punto esclamativo YT per scrivere il canale YouTube, punto esclamativo Discord per entrare nel Discord, sì, punto esclamativo Discord.
Discord, per entrare nel Discord. Quindi tanto e ci vediamo. Salve gente. Salve. Ciao. Vorrei chiederle una cosa, sono l'assistente